Lo scontro questa volta è tra Salvini e la Germania, nello specifico il telegiornale più importante che c'è in Germania, appunto. Secondo il telegiornale del primo canale, Salvini Premier sarebbe da pelle d'oca, ma lui risponde immediatamente e dice: in Europa si devono rassegnare. L'Italia ha rialzato la testa e vuole decidere liberamente del proprio futuro, scrive il capo della Lega su Twitter. E poi dice: noi non siamo più negli anni 30, nel nostro paese non ci sono Hitler all'orizzonte e chi governa in Italia lo decidono gli italiani. In Germania stanno seguendo con attenzione la crisi del governo con relativa caduta, quindi stanno parlando molto del governo italiano, Movimento 5 Stelle, Lega e le loro liti e vedono molto male un possibile governo a guida Salvini. Criticano l'Italia dicendo al suo interno il governo che sta cadendo non ha realizzato alcuna crescita economica, in Europa ha agito come un'ascia nel bosco e sui migranti hanno fornito un cattivo esempio. Bene, non ha alcuna crescita economica, ma in questo momento la Germania ha una crescita azzerata, addirittura la produzione industriale è infrenata e si dice che la Germania possa tirar giù tutto il comparto economico europeo con i suoi conti economici messi proprio male. Quindi parlare della crescita economica italiana dovrebbero guardare al loro interno. E poi sui migranti ha fornito un cattivo esempio. Ricordiamo la notizia proprio di ieri, dove in un centro di accoglienza la polizia picchiava selvaggiamente un migrante, cosa mai successa in Italia, dove in Italia è il migrante che picchia il poliziotto e lo prende a morsi. Quindi diametralmente opposto, e poi possiamo anche dire che sono proprio quelli che sedano i migranti e li rimandano in Italia sul volo charter, sono quelli che fanno la morale, però non vogliono neanche un migrante clandestino nel loro territorio. Proprio ieri, l'altro ieri, la Open Arms ha chiesto esplicitamente a Francia, Germania e Spagna di poter ridistribuire i 121 migranti, che adesso tra parentesi sono diventati 160. La Germania non ha neanche risposto, quindi di quale cattivo esempio state parlando? Probabilmente del vostro. Come si dice, guardatevi allo specchio e vedrete che quello che dite è proprio quello che siete voi. Però, come sapete, in Europa tutti questi falsi moralisti, sono convinti, si autoconvincono e convincono il loro popolo di essere i migliori d'Europa. Ma sono meramente degli ipocriti, degli stati falsi, dove dicono una cosa e fanno diversamente. Vi ricordate nei film di Paolo Villaggio Fantozzi, diceva italiano prima dice cosa, poi fa altro? No, non è italiano prima dice cosa, poi fa altro, è europeo prima dice cosa e poi fa altro. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.